Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova pausa caffè. Oggi abbiamo il piacere di avere un amico con cui abbiamo già parlato, quindi Marco Vannini. Ciao. Grazie. Una vita dedicata alla scherma, e questo lo sappiamo, insomma. E raccontaci però un po' come stai vivendo questo periodo ora, in questo momento proprio storico, da tecnico delle Fiamme Oro. Da tecnico in questo periodo ora, diciamo che siamo nella ripresa dell'attività, quindi nella riorganizzazione di quello che sarà il programma che porteremo avanti, che vedrà ovviamente, ci vedrà impegnati su tutto il fronte di promozione della scherma, fin da bambini per arrivare poi a ragazzi in età adolescenziale, e poi diciamo che grande parte dell'impegno e della responsabilità quest'anno andrà rivolta alle esigenze del nostro Filippo Marchi, che è la punta di diamante del nostro panorama, che incrociando le dita dovrebbe potersi, diciamo, preparare per le Olimpiadi di Parigi. La preparazione è quella, insomma, immagino. Diciamo, l'obiettivo è quello di cercare di portarlo a questo appuntamento, la sua prima Olimpiade della carriera, e con la giusta preparazione. E come state preparando? Cioè, cosa avete in programma di gare prima, insomma? La stagione partirà, adesso avremo la Coppa Europa, okay, per club, che sarebbe la nostra Champions League, a Cagliari l'8 di ottobre. Quindi a brevissimo proprio. Però dal mese successivo, da novembre, da 11-10, da quel weekend là, ci sarà la prima tappa della Coppa del Mondo di quest'anno a Istanbul, okay, che sarà qualificante anche perché c'è la gara a squadre, okay, e poi dopodiché si articolerà il calendario solito con classico, poi Parigi, poi Torino, e poi insomma a fine qualificazione a marzo, aprile, se tutto sarà andato come si spera, e poi valuteremo quale sarà, diciamo, la situazione che dovremo attenzionare. Ora ti faccio un'altra domanda, perché hai parlato di Tokyo, Parigi, in giro, no? Quanto è importante per un atleta il sonno, e come riuscite un po' a gestire questa cosa dei fusi orari? Perché comunque non è sempre semplice, no? Ma anche quella è questione di abitudine, nel senso che il sonno è importante sempre nella vita di un atleta, cioè non solo in questi casi, ovviamente il sonno ristoratore è un sonno che va ben gestito, va sfruttato. Oggigiorno per i giovani è anche un po' difficile, perché con l'uso di dispositivi, telefonini, tablet, smartwatch, giochi, schermo sempre appiccicato, PlayStation, eccetera, eccetera, le ore del riposo vengono dedicate alle ore del divago, che è un'altra cosa, mentre invece riposare vuol dire anche riconciliarsi appunto con se stessi per poi ripristinare le energie. E le ore della distrazione ovviamente invece comunque tendono a mantenere attivi determinati meccanismi, alcuni circuiti cerebrali, quindi lì riposo poi in realtà non c'è. Ma detto questo, poi chiaramente il discorso dei fusi orari è un discorso che si allena, quindi più si viaggia prima si prendono, perché ci si conosce, ci si gestisce, e poi in base a ognuno ci sono le proprie preferenze, c'è, cioè, chi magari preferisce dormire in volo, chi invece tirare dritto per poi arrivare alla destinazione spacco, e crollare malamente. Sì. Ma e arrivate prima di solito in mesa? Sì, se la gara è, diciamo, il weekend, di solito la partenza è il martedì, e poi c'è un po' di giorni, ci sono in teoria, sì, di un po' di avviamento, cioè, sì. E invece, cambiando totalmente, parlando di giovani, bambini, ragazzi, come si può fare per avvicinare alla scherma, e in questo caso anche alla scherma paralimpica, i giovani? Cosa possiamo fare tutti insieme noi? Ma diciamo che la questione va spostata sul discorso valoriale e di prospettive che la scherma offre. La scherma è uno sport che, da un punto di vista, diciamo, di abilità psicomotorie, sviluppa, richiede quasi tutto, uno sport completo, anzi più che tutto, porta il soggetto in questione a imparare a ragionare velocemente, a trovare veloci soluzioni ai problemi. È uno sport che allena, stimola, ovviamente come tanti altri, però
qui c'è un discorso di relazione di base che è fondamentale tenere presente. Nelle relazioni l'ambiente della scherma è un ambiente elitario, un ambiente di nicchia, ancora oggi, che comunque può dare poi tante possibilità per conoscere persone che poi la fanno in tutto il mondo, quindi è una small world che aiuta, diciamo, poi apre tante porte. E noi qui a Livorno siamo fortunati perché siamo di tradizione, siamo riconosciuti nel mondo, cioè abbiamo occasione di ospitare qui spesso atleti anche che vengono dall'estero. Io penso sempre che queste sono opportunità per i nostri ragazzi di allargare i loro orizzonti, perché poi nelle amicizie nascono quelle condizioni dove poi è più facile viaggiare, è più facile spostarsi, è più facile essere aiutati e aiutare anche al tempo stesso che si trova, diciamo, nella condizione di venire a esplorare quello che è il nostro mondo. È un bello scambio poi alla fine, anche a livello anche culturale, banalmente. Sì. La schema è mettere in relazione con tante culture fin da subito, ecco. Fin da bambini si impara a viaggiare in posti anche distanti da casa, quindi si impara a apprezzare altre culture, altri modi di pensare, a rispettare la diversità, a battere le logiche, diciamo, dovute alla paura del non conoscere, e fa apprezzare tutti questi aspetti che poi arricchiscono appunto l'essere umano dal punto di vista del valore umano. Quindi i valori sono il primo obiettivo da perseguire, e poi da lì cioè parte tutto il resto, quello che... Grazie mille Marco, è stato un piacere come sempre. Noi ci vediamo nella prossima pausa caffè. Ciao ciao!